possiamo dire che il successo, l'affermazione del car design in particolare italiano, dovuto alla fortuita presenza di grandi personalità, alcune anche geniali, sia nel mondo del design che nel mondo della motoristica, ma soprattutto grazie alla presenza di designer che ovviamente non venivano da nessuna scuola, non esisteva, non è mai esistita una scuola di car design in Italia. Anche la Toscana ha contribuito a questo crescere, a questo formarsi, a costruirsi dello stile italiano. La Toscana aveva una tradizione nel mondo dei motori, nel mondo delle auto, basta pensare a ingegneri come Lampredi, a Carlo Chiti, a fabbriche di automobili nate come, quando sono nata la Fiat, come la Florencia di Firenze nel 1902. Come designer, uno va subito detto, ed è un fiorentino di nascita, Franco Scaglione. Un altro personaggio che va citato, ed è importante citarlo tra questi nomi, è quello di un altro toscano, di un livornese, cioè di Giotto Pizzarini. Giotto Pizzarini non nasce designer, nasce ingegnere. È stato ingegnere collaudatore, ha lavorato presso la Ferrari. Presso la Ferrari lui, e questo è uno dei suoi lavori importanti, presso la Ferrari lui progettò quello che sarà poi la Ferrari 250 GTO. Pizzarini, insieme a Carlo Chiti e altri del team di Ferrari, perché tutto il team dei tecnici a Ferrari andò via dalla Ferrari, e il progetto passò di mano a Scaglietti, carrozziere, e a Forghieri, ingegnere, e questo produce la famosa Ferrari 250 GTO, che è stata un esemplare di questo, è stata battuta all'asta ultimamente 88 milioni di dollari, quindi una vettura più pagata, più ricercata del mondo. È un po' il mio punto d'orgoglio essere riuscito personalmente in 3 anni a fargli ottenere proprio una laurea honoris causa in design proprio qui nel 2012, in occasione dell'inaugurazione di questa sede di Design Campus. Per finire, un esempio, diciamo che attuale, proiettato anche nel futuro, del contributo toscano, diciamo fiorentino, al mondo del car design viene da un nostro allievo, laureato in architettura con una tesi di design, fu Flavio Manzoni. Flavio Manzoni si laureò in car design e attualmente Flavio Manzoni è responsabile del centro stile della Ferrari di Modena. L'università, la Facoltà di Architettura di Firenze, Campus Design in particolare, ha dal 2004 un corso di car design, quindi c'è stata un'attenzione particolare a questo ramo specifico e importante del design italiano.